Salve a tutti amici, una nuova puntata di City Report estate. Siamo ad agosto, come vedete, tenuta estiva, microfono leggero. E dove ci troviamo? Ma ci troviamo in quel famoso quartiere fantasma di cui vi parliamo molto spesso e che ultimamente sta avendo dei nuovi lavori. Stanno facendo una scuola, stanno costruendo delle palazzine. Peccato che tutto intorno è come ve lo stiamo descrivendo e come lo vedrete nelle prossime immagini con Paolo Rusconi. Andiamo. All'interno del Camperon Verticale, agosto 2019. Quella è la Xerox, l'ultimo palazzo che abbiamo visionato ultimamente, ma anche questo è ancora occupato. Siamo un tiro di schioppo dalle nuove costruzioni di Cascina Merezzate e dalla nuova scuola, ma lo vedremo dopo perché abbiamo adottato un contapassi, vi faremo vedere la distanza da una parte all'altra. E questo è il locale doccia. Qui c'è un tubo dell'acqua, c'è qua il sapone, lo shampoo, come potete vedere, tutto il necessario insomma per pulirsi e per fare la propria igiene. E all'angolo a sinistra, dalle immagini di Paolo lo vedrete anche meglio, abbiamo l'ingresso che avviene attraverso i garage. Proseguiamo. Eccoci sulla rampa, agosto 2019, gran caldo, una puzza incredibile, per fortuna voi non la potete sentire, questo è l'ingresso del Camperon Verticale. Vi ricordo che siamo sempre a fianco alla nuova costruzione dell'asilo, inaugurata qualche settimana fa, e a Cascina Merezzate, dove verranno fuori 500 nuovi appartamenti, che non capiamo sinceramente perché, visto il contesto intorno. Paolo, se vuoi... Siamo usciti e abbiamo attaccato il contapassi, cominciamo a contare quanti passi ci sono ad arrivare alla nuova costruzione di Cascina Merezzate. Come possiamo vedere qui alle spalle proprio dell'ingresso del Camperon Verticale di Via Medici del Vascello troviamo dei pneumatici nuovi sport abbandonati qui, scarpe, quadri, musicassette, un sacco di immondizia schifosa e ci chiediamo ma com'è possibile che qui attorno si è costruito un asilo e si stanno costruendo delle case? E siamo sempre qui al Camperon Verticale, come potete vedere abbiamo scoperto insieme ai nostri amici Paolo, Orso e Daniele un nuovo ingresso che l'ultima volta che siamo stati qui non c'era, guardate c'è anche una bicicletta. Questo sta a dire che questo palazzo non è vissuto, è straabitato. E noi continuiamo a fare delle cose che non vanno bene, cioè non sgomberarli, non riutilizzarli, non convertire questi spazi in qualcosa di utile, ma continuiamo a buttare cemento, a eliminare il verde, perché chissà per quale interesse.
Andiamo avanti e adesso andremo a Cascina Merazzate, l'ingresso del cantiere. Vediamo quanto dista da questa costruzione. Ed eccoci al cantiere di Investire, Cascina Merazzate. Come potete vedere c'è anche dentro un carrello un po' immonda, stanno mettendo a posto. Siamo a circa, quanto, 12 metri dalla prima struttura abbandonata, che è questa, quella che siamo venuti a vedere l'ultima volta con Francesco Rocca, consigliere del Municipio 4 di Fratelli d'Italia, quella di Videopoker. Se poi, Paolo, vuoi venire qui accanto a me, a fianco al gattile, come potete vedere, a circa 100 metri, c'è il campo Roma verticale. Palazzo Xerox, siamo fuori, siamo alla destra del campo Roma verticale, quindi a 200 metri circa dal nuovo cantiere di Merazzate e a 100 metri dal nuovo quartiere, anzi dal nuovo asilo. E guardate che spettacolo immondo. La domanda che mi sorge spontanea e che farò prossimamente ai politici che incontrerò sarà: ma è possibile aprire un cantiere di un asilo, di una scuola, eccetera, e avere a fianco una schifezza del genere? Ma nessuno vede niente? È sicuro il cantiere con tutta questa situazione intorno? Un portellone di una Citroën Picasso, occultato, nascosto dietro la vegetazione, sempre in questo luogo immondo, questo quartiere fantasma ma abitatissimo da abusivi. E adesso col nostro Paolo finiamo questo primo pezzo. E siamo in mezzo alla vegetazione, allo sporco della porzione verde di fronte allo stabile abbandonato della Xerox che vi abbiamo fatto vedere. Siamo praticamente a 20 metri dalla fine del palazzo della Xerox. Questo è il cantiere che è in corso e quella costruzione bianca che potete vedere lì è il nuovo asilo, a fianco a Cascina Merazzate e a fianco all'altro palazzo occupato di via dei Pestagalli, via Medici del Vascello, che vi abbiamo fatto vedere prima. Via Pestagalli, 200 metri in linea d'aria circa da queste bellissime località che vi abbiamo fatto vedere in questo caldo mese di agosto, 250 metri dal cantiere di Cascina Merazzate e dall'asilo e, ops, continua il chilometro di discarica, il quartiere di scarica continua ad essere presente. Sempre in via Pestagalli, guardate cosa troviamo, una discarica di pezzi rubati lasciati qui, già selezionati. Questa qui per esempio è una Mini, questa Bordeaux qui. Qua troviamo calandre, mascherine, queste rosse di un Alfa Romeo. Qui troviamo un paraurti insieme a tantissimi altri pezzi di auto smontati e messi qui. Come sono arrivati qui? Non si sa. Di portiera, un cofano, addirittura sto cofano ancora sui numeri di telaio. Questo è un pezzo di un Duster, dietro ci sono anche i suoi fari, ogni pezzo ha anche i suoi fari oltre che le centraline eccetera. Questo si è scheggiato, l'hanno lasciato qui. Che dire, un lavoro di precisione fatto qua. Più che, è un quartiere di scarica e di criminalità questo, non si può dire altro. Thank you.
via Pestagalli, eravamo stati qui qualche mese fa con Max Bastoni, c'era stata la manifestazione della Lega con la polizia e il presidio, come potete vedere dalle immagini di Paolo, oltre ad aver aperto le saracinesche e i cancelli, è stata ribucata un'altra parete e sono di nuovo tutti dentro. E siamo nel quartiere Fantasma nel Municipio 4. E troviamo altri rifiuti, prodotti chimici, ma la cosa che ci stupisce più di tutto, a parte la nuova apertura con il buco, è questa scheda di accettazione veicolo di questi pezzi che sono per terra, dove diciamo le indicazioni di questa autofficina affiliata sono via A, numero 00, come vedete mi sembra un po' finta, c'è solo un numero di telefono che proveremo a chiamare per vedere chi ci risponde. E in ultima situazione sulla via Pestagalli, giustamente ve l'abbiamo fatta vedere dall'altro lato, vedete le costruzioni di Merazzate, anzi se andiamo un attimino avanti facciamo vedere il rendering che pubblicano su internet, fa vedere questa parte di qui, questa l'ha cancellata come se fosse già terra eccetera, lo potete andare a vedere sul sito Abitare Merazzate, confezione di pollo per terra, latine, sporcizia a chili, anzi a quintali direi, tra una parte e l'altra, i nuovi cittadini di questo quartiere verranno a vivere qua, in mezzo a tutta questa situazione. E abbiamo cambiato posto, siamo nel retro e siamo praticamente dietro il camprom verticale, dietro la Xerox, e ci troviamo l'asilo e a fianco le nuove costruzioni. Quello è il cartello, incredibile, il comune di Milano cosa riesce a fare. E quelle sono le prime palazzine che saranno pronte a novembre 2019, che affacciano su quegli altri palazzi che abbiamo visto occupati, dove c'è tutti i pezzi di auto rubate, dove hanno appena tirato giù il muro. Insomma, un posticino dove si può far circolare le bambine, le mamme, le donne, la sera, la notte, tranquille. Siamo in chiusura di questo quartiere di scarica che vi abbiamo fatto girare oggi nel Municipio 4, via Medici del Vascello e Pestagalli. E che dire, chiediamo al nostro Daniele che ci ha accompagnato del Comitato Antiracket, che te ne sembra? È passato il tempo, siamo ad agosto, ma qui oltre che le costruzioni è rasare a zero il verde, non vedo altro. No, assolutamente non c'è altro, i mutamenti non ci sono stati a parte per i palazzi che sono stati tirati su, ovviamente non sono quasi più dei cantieri ma sono dei palazzi effettivi. La cosa che mi lascia molto perplesso è vedere un asilo in fase di costruzione o comunque di ultimazione dei lavori vicino a un'area occupata. Secondo me è impensabile permettere un giorno dei bambini di vivere e imparare delle cose di fianco a un'occupazione abusiva. Ma ti faccio l'ultima domanda, ma secondo te quindi chi sta comprando qui queste case che non sono neanche molto economiche è masochista, si vuol far del male o non è mai venuto a vederle? Sicuramente non è mai venuto a vederle, avrà visto il grande spottone che c'è sul sito web che fa vedere la renderizzazione 3D e si sarà accontentato di quella, ma io inviterei proprio le persone che vogliono comprare appartamenti in questi palazzi a visitare la zona e vedere effettivamente quello che c'è. Direi che dalle immagini che potete vedere ne darete un giudizio anche voi. Quello che posso dire io è incredibile che il Comune di Milano permetta queste cose e comunque noi andiamo avanti. Un saluto a tutti, vi saluto anche Paolo Rusconi dietro la telecamera, alla prossima!